Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio condividere con voi i miei acquisti natalizi e si tratta del secondo round perché non so se ricordate, io sul canale avevo già messo un po' di tempo fa un video in cui vi facevo vedere i miei acquisti natalizi. Adesso ho fatto, diciamo così, un secondo giro in un negozio che si chiama Primo. È un negozio che si trova a Genova, Milano e Torino, però non disperate se non siete di queste città perché si possono fare anche acquisti online. Quindi a questo proposito vi lascio giù in info box il sito. È un negozio particolare che fino a qualche anno fa era riservato solo a coloro che avevano la partita IVA, invece da un paio di anni a questa parte lo hanno reso accessibile anche per chi la partita IVA non ce l'ha. E in generale vendono cancelleria, tutto il materiale che serve per partecipare a delle feste come piatti, bicchieri, tutte cose di carta, tovaglioli. Vendono un sacco di cose di Natale in questo periodo, poi vendono un sacco di cose che vanno bene per i negozi, oggetti. Cose per la pulizia della casa, quindi vendono veramente un sacco di cose e fate prima di andare a vedere sul sito per farvi un'idea. Io comunque sono andata solo per acquistare cose natalizie perché devo fare delle confezioni, devo fare dei regali e volevo addobbare un po' la casa e quindi insomma sono andata a fare man bassa, come si suol dire, di cose natalizie. Direi di cominciare subito. Vi faccio vedere che ho un sacchetto veramente enorme, tutto pieno di cose natalizie. Partiamo subito da questo cerchietto che ha la renna, che è una renna bianca, quindi un po' particolare, con il fiocchetto e ovviamente le sue corna. A me è piaciuto questo perché era un po' diverso dal solito e quindi ho pensato che poteva stare assolutamente benissimo sulla mia testa per il periodo natalizio. Adesso penso che lo vediate un po' tagliato perché l'inquadratura della telecamera non è forse proprio adeguata per farvelo vedere tutto. Però è comunque un cerchietto che mi ha messo allegria e soprattutto magari quando si vuole scherzare un po' a Natale ci può stare benissimo. Poi ho preso questo gnomo fantastico, mi è veramente piaciuto tantissimo, tra l'altro l'ho anche pagato abbastanza poco per essere insomma di questa dimensione, diciamo. Credo che sarà un regalo che farò a qualcuno a Natale, oppure se decido di tenermelo io, penso che me lo metterò sotto l'albero perché comunque è veramente simpatico e particolare, mi piaceva tantissimo. Poi ho preso due mollettine di Natale uguali con il Babbo Natale fatto in questo modo, queste sono proprio delle mollette che io di solito utilizzo quando faccio i pacchetti, quindi per abbellire il pacchettino di Natale magari aggiungo questo, che poi essendo una mollettina si può attaccare a un ramo dell'albero di Natale e fa comunque da decorazione. Poi parlando sempre di mollette di Natale e di decorazione dei classici pacchettini, ho preso due serie di mollette da 6, queste che sono quelle classiche con l'albero di Natale, il bottoncino, il fiocchetto, che sono secondo me sempre molto carine, e poi ho preso queste in cui c'è scritto Merry Christmas, tre hanno il cuore e le altre hanno la stella di neve. Anche queste mi sembrano molto carine per andare a decorare comunque tutti i pacchetti o come vi dicevo prima da mettere magari anche sull'albero. Poi sempre sui generis, però si tratta di una calamita, ho preso questa renna con la sciarpa e il cappello. Questa è proprio una calamita per il frigo che io magari aggiungerò a qualche regalo di Natale e poi chi la riceve se la può andare a posizionare sul frigo ed è veramente carina. Poi i classici bigliettini, quelli in cui va scritto il nome del destinatario del regalo, questi sono quelli che si piegano a metà e che hanno il nastrino dorato che vanno poi legati al pacchetto, quindi una cosa proprio molto molto classica ma molto molto utile. Poi per andare ad inserire i cioccolatini che ho comprato e che destinerò ai vari amici e parenti, ho preso i sacchettini trasparenti, quelli classici che non hanno nulla di che ma che servono appunto per fare la decorazione, per inserire i cioccolatini e per rendere il pacchetto comunque un po' più carino. Poi pensando alla mia tavola di Natale ho preso piatti, tovaglioli e bicchieri, si tratta di cose ovviamente di carta, quindi piatti usa e getta.
Questi sono molto carini, secondo me hanno le due palline di Natale, la stella di Natale, i classici colori bianco, rosso, verde che ricordano anche un po' la nostra bandiera, ma comunque sono i colori del Natale. Questa è una confezione da 10 e la dimensione più o meno è quella media, quindi non sono né troppo piccoli né troppo grandi. E poi ne ho preso una seconda versione che ho deciso di abbinare anche a tovaglioli e bicchieri, che è questa dorata con l'albero di Natale e tutte le stelline. Anche questi sono piatti da 10, in questo caso ho voluto abbinare i tovaglioli uguali, eccoli qua, e anche i bicchieri sempre dello stesso genere, giusto per fare un pochino di atmosfera. Poi, pensando ai regali di Natale, ho preso questa borsina, è una borsina trasparente con il bottoncino e le sue maniglie, è fatta così, e ho pensato di andare ad inserire qua alcuni prodottini per il corpo da viaggio, quindi in mini size, magari una piccola crema mani, una piccola crema viso, una cosa di questo genere che destinerò comunque a uno dei miei amici o parenti. Non dico troppo su questo perché se qualcuno di loro guarda il video almeno non svelo troppo dei miei regali di Natale. Però insomma mi sembrava una bella idea per rendere la confezione un pochino più bella, più che altro. Poi, sempre pensando alle confezioni natalizie, ho preso questa busta. Questa è una busta di juta che praticamente diventa così, quindi è un sacco più che una busta e può essere riempita del regalo che poi voi andrete a fare. Mi sembrava anche questa una cosa carina, comunque un po' diversa dal solito e per rendere la confezione magari un po' originale. Poi, sempre pensando alle confezioni di Natale che dovrò fare, ho preso tre scatole. Una prima versione fatta così, quindi più quadrata e più bassa, con scritto buone feste. Comunque mi piaceva perché è rossa col fiocco dorato. Qui si possono mettere le cose classiche come il panettone, i prodotti alimentari, oppure si può utilizzare anche per andare ad inserire altre cose e rendere il regalo un po' più misterioso e un po' più particolare. Perché chi lo riceve magari pensa che ci sia dentro un panettone, poi magari lo apre e trova tutt'altro. Quindi possono essere delle idee così anche un po' giocose. Poi ne ho preso altre due fatte in questo modo, quindi più lunghe, con l'albero di Natale bianche con le stelline dorate. Questa anche mi piaceva tantissimo e può essere utilizzata per lo stesso scopo che vi dicevo prima. Ne ho prese due, in questo caso però l'altra l'ho lasciata piegata in questo modo, poi l'andrò a sistemare. Comunque, insomma, sono tutte cose che mi servono più che altro per decorare la tavola, per fare regali, per abbellire in senso generale. Queste sono tutte le cose che io ho preso da primo. Vi ricordo che vi ho lasciato giù in info box il link del negozio, del sito, in modo che voi possiate andare a vedere tutti i punti vendita esistenti nella città di Milano, di Torino e di Genova, e chi non è di queste città può fare tranquillamente i suoi acquisti direttamente online. Quindi, insomma, vale la pena di dare un'occhiata perché ci sono veramente un sacco di cose particolari, carine, che magari è difficile trovare nei negozi più comuni. Io, ad esempio, queste scatole qui a volte le trovo in qualche negozio di cinesi, però difficilmente le trovo proprio da tutte le parti. Invece, in questo negozio ci sono anche tante scelte diverse, quindi tante misure diverse, colori diversi. Quindi può valerne la pena. Inoltre i prezzi sono abbastanza bassi, quindi ve lo consiglio. Mi fermo per questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.